È il primo convegno di ortopedia che si fa ad Aversa. Per quale motivo, dottore Pellegrino, ha voluto promuovere questa iniziativa? Io ho sentito lavoro in ospedale da 16 anni, da qui al Moscati. Sono arrivato insieme al dottore Colella, mio ex primario, a cui debbo tutto, mi ha insegnato tutto, mi ha lasciato questa eredità temporanea, ovviamente, perché è un incarico temporaneo. E a un certo punto ho sentito l'esigenza, la necessità, il desiderio di organizzare questa riunione scientifica con tutti gli ortopedici campani, ospedalieri, universitari, specialisti ambulatoriali, fisiatri, medici in generale, per interfacciarci con loro e prospettare delle terapie uniche per gli ammalati. Perché, come già ho detto all'inaugurazione stamattina della giornata, credo che abbiamo perso un poco tutti quanti il punto fondamentale della medicina. Cioè, al centro dell'universo medico io credo che bisogna mettere l'ammalato, bisogna curare l'ammalato, bisogna dedicare il proprio tempo a curare un ammalato con dedizione, con impegno e con serietà, estrema professionalità. E proprio per questo bisogna aggiornarsi quotidianamente, bisogna interfacciarsi anche con colleghi di altri ospedali, con i colleghi di medicina generale che il più delle volte seguono gli ammalati più tempo loro che noi, no? Noi li operiamo, li seguiamo pochissimi giorni e poi li rimettiamo quanto prima possibile, sia per l'interesse loro, sia perché purtroppo il turnover dei posti letto è diventato ormai un'esigenza. Quindi in pratica questo convegno è servito a fare un tutto unico di tutti gli specialisti, sì, e dei medici di creare un team non solo ospedaliero, ma un team anche extra ospedaliero per far nascere delle linee guida di cura per gli ammalati nel pre, nell'intra e nel post operatorio. Quali sono stati i temi principali del convegno? Allora, la giornata verte su quattro sessioni molto corpose, molto interessanti. La prima di estrema attualità, le fratture patologiche nell'anziano, fratture di osteoporosi. Noi sappiamo tutti che è in costante aumento questo numero di fratturati. Perché? Perché la vita media dell'uomo sta aumentando e quindi ricorrono spesso, anzi più si va avanti con gli anni, più aumentano questi ricoveri di questi tipi di fratture presso il nostro nosocomio. I numeri sono importanti, basta pensare che l'archivio SDO nazionale parla di oltre 90.000 fratture nel 2011. In media nel nostro reparto trattiamo oltre 200 persone affette da questa patologia e le trattiamo tutte chirurgicamente. Cioè, voglio dire, se l'ammalato prima di questa frattura deambulava, dopo questa frattura deve deambulare. Quindi il nostro compito è operarlo. Naturalmente l'intervento deve essere eseguito in equipe con l'anestesista, con il cardiologo, con l'internista, che ci deve mettere in condizione di operare questi ammalati che hanno tantissime comorbidità e quindi tante patologie da sistemare, oltre alla frattura del collo femorale che poi dovremo trattare. Una seconda sessione poi è dedicata al politraumatizzato, sappiamo bene tutti quanti che è in costante aumento l'infortunistica stradale, l'infortunistica del lavoro e arrivano traumi più disparati presso il nostro ospedale, scaricati al 118 e che noi trattiamo in urgenza entro le 6 massimo 12 ore dall'evento traumatico. La terza sessione dedicata alla patologia degenerativa artrosica, noi sappiamo bene che le articolazioni si usurano, si consumano e l'articolazione più interessata da questo consumo, da questa usura è la coccosofemorale, che noi trattiamo sostituendo l'articolazione biologica naturale con un'artroplastica totale. Una quarta sessione dedicata all'artroscopia. Sappiamo tutti bene che è innegabile ormai il vantaggio di un'artroscopia, non aprire un'articolazione, ma vedere in articolazione e trattare artroscopicamente un'articolazione offre indiscutibili vantaggi. L'ammalato viene trattato in dei sargeri, l'ammalato deambula per alcune patologie, le semplici meniscectomie ad esempio, le contropatie, deambula appena terminata l'anestesia con le stampelle e ritorna alle sue abitudini di vita quotidiane entro 10-15 giorni massimo. Ed infine ho pensato di fare come
seduta conclusiva una tavola rotonda sulle prospettive future di traumatologia. Queste, mi rendo conto che la giornata è molto corposa, però ho sentito questo bisogno di dare spazio un po' a tutto questo programma. Ecco, dopo questo excursus parliamo un attimino dell'ospedale, del reparto in cui lei opera. Il reparto, quali sono le reali condizioni e possibilità? Questo diciamo che affido questa risposta ai nostri vertici aziendali che si stanno impegnando tantissimo. Stamattina è stato qui il dottor Menduni e il dottore Gaetano Danzi, hanno un poco manifestato il loro programma, quello che già hanno fatto. Io ho paragonato loro come dei timonieri di una nave in mare in tempesta, e loro ci stanno traghettando verso delle baie serene con acqua calma. Questo vuol dire che si prevedono aumenti di personale, sì, medico, paramedico, di strumentazione. Ha ribadito questo impegno. Fortunatamente il commissariamento sta finendo, siamo alla fine del 2012, quindi siamo con l'inizio del 2013, è previsto un rinforzo del personale medico e paramedico di tutto l'ospedale, che sappiamo bene è un ospedale definito di frontiera, ma che ha un bacino d'utenza di oltre 400.000 abitanti, un bacino d'utenza diciamo che non solo interessa l'area sud dell'Agro Aversano, ma anche l'area nord, e che con la chiusura di tanti ospedali ha raccolto tanti pazienti che ormai affluiscono qui presso il nostro nosocomio. Quindi spero che, e sono certo di questa promessa fatta dai vertici aziendali, che sono estremamente sensibili, sono estremamente professionali e sono estremamente accettano tutte le nostre proposte, come ho detto prima, sembra di essere l'ammalato, perché ribadisco il concetto, che secondo me è fondamentale nella sanità nazionale, campana e aversana, che l'ammalato deve essere al centro dell'universo medico.